Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad attaccare i Paesi Bassi, nazisti e fascisti, li definisce il capo di Stato durante un comizio, dopo che un suo ministro è stato scortato fuori dai Paesi Bassi e che a un altro era stato impedito l'atterraggio a Rotterdam. Se sacrifichi le reazioni tra Turchia e Paesi Bassi alle elezioni che si terranno mercoledì, ne pagherai il prezzo. Chiaro il riferimento ai circa 400.000 turchi che vivono nel paese europeo e che fra tre giorni saranno chiamati a votare per le elezioni legislative olandesi. Quegli stessi elettori che grazie a un doppio passaporto dovranno poi esprimersi il 16 aprile nel referendum che in caso di vittoria del sì trasformerà la Turchia da repubblica parlamentare a repubblica presidenziale. Il premier olandese dal canto suo non intende scusarsi e chiarisce i motivi della decisione adottata dall'AIA. Siamo in un momento di tensione con la Turchia. Abbiamo chiesto ai ministri di non venire perché ci attendevamo tensioni a Rotterdam e perché non siamo a nostro agio con questa visita. La visita di un ministro turco agli olandesi per parlare del referendum turco, ma loro hanno provato a venire lo stesso. Rutte ha comunque aggiunto di sperare che le tensioni con Ankara non aumentino ulteriormente. Secondo gli analisti, questa crisi diplomatica mercoledì potrebbe risolversi a favore del leader di estrema destra, Geert Wilders.